In anticipo rispetto all'abituale data di calendario, il Rally delle Prealpi Trevigiane si è riproposto nella sua veste di internazionale, con sede di partenza ed arrivo a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Questa 16ª edizione, profondamente rivista nel suo programma, proponeva due giornate di gara davvero difficili. Favorito d'obbligo il pordenonese Denis Babouin, unico pilota al via con una vettura VRC, la Citroën Xara, ma interessante era anche la presenza di Signor su Skoda Fabia Super 2000. La prima tappa di gara proponeva tre prove speciali, la Gagliardin di oltre 20 km da percorrere due volte e la stessa in versione più corta da percorrere in notturna. Poco dopo la partenza del rally si scatena un nubifragio e molti concorrenti giungono in partenza prova con le gomme sbagliate, tra cui anche il trevigiano Signor su Skoda Fabia. Per i primi concorrenti al via non è facile percorrere la Gagliardin con gomme sbagliate, ma il tempo sembra migliorare via via, favorendo alcuni dei concorrenti che partivano con numeri più alti. Babouin esce dalla seconda prova con due gomme tagliate e quindi a rischio foratura. A causa di un errore del team, una di queste gomme gli verrà rimontata anche nel terzo passaggio. Questo il movente del primo colpo di scena. Il pilota di Pordenone, a causa dello scoppio della gomma, perde il controllo della sua vettura e picchia contro un muro. A quel punto i concorrenti che sopraggiungono si trovano alla strada sbarrata dalla Citroën Xara VRC e sono costretti a fermarsi bloccando la prova. Viene così assegnato un tempo imposto che vedrà infine condurre Signor su Skoda con soli 2,5 secondi sul locale Massimo Padoan su Renault Clio FA7. In terza posizione chiude il pordenonese Carniello su Renault Clio Super 1006 ed in quarta l'idolo di casa Andrea Biasiotto, che con la sua BMW M3 ha fatto impazzire il pubblico. La seconda tappa del rally Prealpi Trevigiane prevedeva due passaggi sulle prove di Osigo e San Lorenzo. Marco Signor, senza commettere errori, agguanta questo meritato successo, coadiuvato dal bellunese Patrick Bernardi su Skoda Fabia Super 2000. Massimo Padoan riesce a resistere agli attacchi degli avversari e chiude in seconda posizione assoluta con la sua Renault Clio FA7, mentre Andrea Biasiotto e Anna Tomasi chiuderanno terzi assoluti con la spettacolare BMW M3 FA8. Esagerare, destra 4 diventa inversione destra, 150 visti, sinistra 6, in destra 3, 4 gira bene per 30 sotto, sinistra 3 gira 4 lunga, 30 destri, 3 gira 4 lunga, 30 destri, alla siepe destra 6, gira lunga per 30 più 50, non esagerare, destra 5 meno meno, 50 visti, sinistra 6, 20, molta attenzione, inversione destra stretta. Sinistra 4, occhio alla scala, apre, 20, destra 2, 3, 30. Occhio bivio, sinistra 2, gira lunga, apre sotto. In destra 6, lunga per 60 più 40. Ah.
Sì, dopo il primo giro che abbiamo fatto ieri sul Gagliardin, quello sulla proprio lunga, l'avevo visto molto male perché avevo preso 1:10 da Padoan con la Clio gruppo A. E infatti mi sono vista molto brutta, che comunque causa una scelta sbagliata di gomme. Poi il giro dopo abbiamo recuperato, eravamo lì vicino. Poi c'è stata un po' di sfortuna da parte anche di Babuini, che ha toccato. E niente, oggi abbiamo fatto bei tempi, sempre in prima posizione, quindi posso rimanere contento. Sì, diciamo che è da 5-6 anni che provo a farlo, però per una serie di cose non sono mai riuscito a fare un risultato di tutto rispetto, però va benissimo. Oggi con i denti stretti sono riuscito a mantenere la posizione, perché una rimonta di Biasiotto e anche di Catelan fortissima. Comunque sono felicissimo, sono contentissimo, mi è andato tanto bene il tempo di ieri della prima prova e con quello mi sono graziato oggi, ecco. Ho cercato di amministrare il più possibile, è andata benissimo, sono contentissimo così. Ma le prove sono bellissime, oggi leggermente più scivolose di ieri, anche se sinceramente erano asciutte, e comunque sinceramente vorrei fare un complimento all'organizzazione, perché hanno fatto una tipologia di gara che ormai è rara, facendola partire poi anche in ordine di classifica il giorno dopo. E peccato per le poche presenze, che non merita una gara del genere, ecco. Comunque complimenti di nuovo all'organizzazione. Come dicevo prima, è stata una gara, sono contentissimo, mi sembra tra i terzi assoluti con un M3 in una gara del genere molto dura e tecnica, dalle sfumature di meteo strane, e comunque mi sono divertito tantissimo, penso anche che la gente si sia divertita e spero di continuare la serie con qualche gara, un qualche rally in più con l'M3. È una macchina che mi dà tante soddisfazioni, è una passione che ho, evidentemente fa bene. Siamo arrivati alla conclusione di questo 16° rally internazionale Prealpi Trevigiane. Dopo le tribolazioni di ieri sotto violenti temporali, qualche problema di troppo con l'ultima prova a Castello di Cordignano, dove c'è stata l'uscita di strada di uno dei favoriti, Babuin, oggi la gara è continuata nella seconda tappa. Per merito di questo abbiamo potuto anche far rientrare in classifica quelli che ieri sera avevano avuto dei problemi meccanici. Soddisfazione per il comitato organizzatore, soddisfazione nel vedere Marco Signor con la sua Skoda, primo assoluto di questa 16° edizione del Rally Prealpi Trevigiane. Sono 35 anni che sono in mezzo ai motori, ho vissuto gli anni d'oro, ho vissuto gli anni di difficoltà. In questo momento siamo in un momento di transizione dove c'è una crisi, ci sono grosse difficoltà. Capisco l'atteggiamento dei piloti che dicono, anziché fare una gara dura, tosta, impegnativa, preferisco mettere le mie risorse su due o più rally cosiddetti semplici. Io però rimango sempre dell'opinione che una gara, un rally, deve essere proprio come la parola stessa indica, cioè una gara di durata, impegnativa, con più prove speciali, e su questa idea, su questa mentalità, quest'anno abbiamo dovuto così fronteggiare qualche problemino di troppo, la mancanza di iscritti oppure un numero ridotto di iscritti. L'entusiasmo comunque non è venuto meno e mi conosco, so che lunedì prossimo, quando avrò dormito un paio di notti nel mio letto, ricomincerò ancora nel riorganizzare il rally internazionale Prealpi Trevigiane con questo format, costi quel che costi. Il Prealpi Trevigiane in versione estiva non poteva che chiudersi con un bagno da parte di piloti e organizzatori nella fontana di Piazza del Popolo a Vittorio Veneto, con grande divertimento per tutti.